Buonasera amici di Feedback Bianconero, puntata numero 68, è qui con noi il nostro Francesco Signore. Buonasera Francesco, benvenuto. Ciao Domenico, un saluto a te e a tutti coloro i quali ci stanno seguendo. Allora, chiaramente è una puntata particolare perché faremo il nostro omaggio, nel nostro piccolo, il nostro omaggio, il nostro ricordo di una, più che una leggenda, Giampiero Boniperti non ha bisogno di presentazioni, però di commemorazioni adeguate, secondo me sì. Prima di entrare, diciamo, nel vivo della puntata e di anche ricordare il nostro grandissimo campione, grandissimo capitano, grandissimo tifoso e super presidente, quindi tutto, io do la parola, come sempre, per l'introduzione a Francesco. Vai Francesco. Grazie Domenico per la parola e ringraziamo tutti coloro i quali continuano a sostenere il nostro progetto. Continua a sostenere il nostro progetto nonostante la Juventus non stia giocando, nonostante il calciomercato forse ancora non è entrato nel vivo. C'è poco calcio giocato e quello che riguarda comunque l'europeo. E a noi fa piacere perché la nostra pagina continua a crescere. Oggi sicuramente una puntata particolare. Anche perché il formato è un po' cambiato visto il periodo estivo. Lo avete visto nelle scorse puntate, lo vedrete stasera e lo vedrete anche nelle prossime fino a fine luglio. Cercheremo di dare un formato diverso e cercheremo soprattutto in questo periodo di dare spazio anche a coloro i quali hanno il piacere, i nostri amici hanno il piacere di intervenire, di esprimere il proprio parere anche in diretta. Daremo 10 minuti di spazio anche a chi veramente ha il piacere di partecipare insieme a noi. E soprattutto è un formato particolare, soprattutto stasera, perché da una parte c'è un velo di tristezza, no? Che data la scomparsa di un simbolo come Giampiero Boniperti, un uomo che rappresenta la Juve in tutto e per tutto, e una persona d'altri tempi che ha segnato la storia, ha segnato praticamente un'epoca e fortunatamente ha segnato l'epoca dei colori bianconeri. E dall'altra c'è un nostro piccolo traguardo che abbiamo il piacere di condividere con voi, un traguardo che fino a qualche mese fa era sperato, forse da quando è cominciato questo progetto, magari ecco, per noi ci saremmo arrivati dopo qualche anno, invece ci siamo arrivati molto prima e questo grazie a voi. Sulla pagina Facebook abbiamo raggiunto e superato le 1500 iscrizioni e sul gruppo Facebook siamo quasi ad 800. Questo vuol dire che quello che stiamo facendo è qualcosa di positivo, è linfa, è la grinta che ci serve per continuare ad andare avanti e far crescere il nostro progetto. Raggiungere 1500 follower per noi è un numero importante perché siamo una pagina giovane, nata da poco e soprattutto siamo una pagina che si basa su alcuni criteri, soprattutto la coerenza. 1500 follower l'abbiamo raggiunto con la coerenza, l'abbiamo raggiunti mettendoci a nudo, insomma, no? Mettendoci sempre la faccia nel bene e nel male, e li abbiamo raggiunti soprattutto non facendo sempre e continuamente ospitate con l'ospite, ecco, col giornalista o con l'opinionista che ci può portare tanti follower. È una cosa che faremo, ma sicuramente non lo vedrete per 3, 4 mesi, 5 mesi. È una cosa che facciamo una tantum. Abbiamo avuto tante possibilità in questi mesi anche di ospitare dei calciatori storici della Juventus. Non abbiamo detto no, abbiamo semplicemente rimandato, perché prima di raggiungere certi obiettivi era giusto che conoscevate prima noi e poi tutto il resto della pagina. Detto questo, passo la parola a Domenico, noi come sempre leggeremo tutti i vostri messaggi, tutti i vostri saluti e siamo prontissimi per la puntata di questa sera. Sì, assolutamente. Ovviamente io mi unisco ai ringraziamenti di Francesco, saluto tutti, Bernadette Albanese, Teresa Pollino, Salvatore Colella, e vi ringraziamo per il seguito. Come ha detto Francesco, abbiamo deciso di impostare così la pagina inizialmente, facciamoci conoscere noi, ma soprattutto divertiamoci, insomma, dando spazio a noi stessi e soprattutto a chi ci segue, quindi facendo un po' un a tu per tu. Ecco, prima di però di entrare proprio nel vivo appunto della puntata, io ci tengo tantissimo, e poi forse ci sarà anche un po' di piccola polemica, diciamo così, però ci terrei tantissimo a fare questo, a fare un minuto di silenzio dove adesso manderò l'immagine del Boniperti, diciamo, più recente, di quello storico che ricordano magari tifosi un po' più adulti della Juventus, grandissimo campione in maglia bianconera. Quindi faremo un minuto di silenzio proprio in onore, di Giampiero Boniperti.
Allora, rieccoci. Chiaramente è un momento toccante per noi tifosi della Juve. Poi noi non abbiamo vissuto, Francesco, il Boniperti giocatore, l'abbiamo recuperato chiaramente da appassionati con video, VHS, DVD, online si trovano le sue gesta da sportivo, ma poi io ricordo un po' anche il Boniperti presidente, ricordiamolo, ha portato tutti i trofei internazionali alla Juventus, è stato un capitano, prima parte da tifoso, no? Che già realizza il suo sogno con una prima partita e poi nella prima amichevole fa addirittura 7 gol su 7 con la Juventus, ne diventa una stella, ne diventa il capitano, capocannoniere a 20 anni in Serie A, anche grande giocatore della nazionale con cui, anzi, in una partita nel 53 Inghilterra resto d'Europa, perché l'Inghilterra è considerata appunto la patria del calcio, Boniperti è l'unico italiano invitato e segna 2 gol. Sto dando questi dati per far capire anche l'importanza proprio del giocatore. Poi, oltre che dell'uomo, diventa un presidente storico della Juve. L'ultimo regalo dal punto di vista sportivo fu un certo Alessandro Del Piero, e non è poca cosa. Soprattutto ha coniato il nostro motto: vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Ma ancora di più, la Juve non è la squadra del mio cuore, la Juve è il mio cuore. E io personalmente sono legatissimo a questa affermazione che credo rappresenti un po' tutti i veri tifosi della Juve. Ho fatto una piccola introduzione, però voglio che anche tu, e poi approfondiremo anche chiaramente un po' il ricordo di Boniperti, dica la tua appunto sul presidentissimo. Beh, ho conosciuto Boniperti ovviamente tramite mio nonno che è juventino come me, l'ha vissuto per ragioni anagrafiche. Se proprio devo dire il mio ricordo principale, per me quando ricordo Boniperti, io ricordo la sera dello stadium, la sera in cui fu inaugurato lo Juventus Stadium. Quello fu un momento molto toccante che a distanza di anni ancora oggi ci fa venire un po' la pelle d'oca. Lui, Boniperti, Alessandro Del Piero, il suo pupillo, il suo scopritore, lui e Del Piero al centro del campo che fecero quel piccolo siparietto in cui, alla fine, come hai detto bene tu, Boniperti citò una sua grandissima frase, quasi con la voce spezzata dall'emozione, disse: vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. E alla Juventus è proprio così. Quindi lui rappresenta il simbolo della juventinità. E lo continuerà ad essere per il resto della storia nostra e per il resto della storia della Juventus. Io penso che quel faro puntato su queste due stelle, e in particolar modo appunto su Boniperti, con quel pallone in mano faccia capire cosa sia stata la Juventus per Boniperti e cosa era Boniperti per la Juventus. Quindi soltanto un applauso, grandissimo rispetto per non un calciatore, ma un simbolo non solo della storia della Juventus, ma per la storia proprio del calcio. Sì, assolutamente, ben detto Francesco, questa foto poi particolarmente bellissima, no? Davvero una foto d'epoca, bella, bella, maestoso in questa foto, Boniperti. Guarda, è davvero per noi, cioè io parlerei a vita continuamente di Boniperti anche perché sono nato il 4 luglio come Boniperti, quindi ho sempre visto anche come un esempio, no? Un punto di arrivo per un tifoso della Juve, no? È l'incarnazione, ecco, della Juve, la sintesi della Juve e magari insegnerà con Sivori e Charles, con cui ha composto un trio d'oro, insegnerà alla Juventus, insomma, magari nel cielo. Quindi noi nel nostro piccolo riteniamo giusto, magari io cercherò anche di fare una pillola su Boniperti con racconti in bianco e nero, perché è giusto anche che le generazioni future non conoscano solo il presente, ma conoscano appunto la storia del calcio, la storia della Juve. Noi nel nostro piccolo questo possiamo fare e tramandarne anche la memoria, però chiaramente siamo rimasti delusi perché adesso recuperiamo anche qualche altra cosa. C'è stata magari una mancanza nell'ultima partita della nazionale dove purtroppo è vero, vi è stata la fascia, il lutto al braccio, insomma la fascia al braccio, però abbiamo visto la mancanza di un minuto di raccoglimento. Poi parleremo anche della fascia, però un minuto di raccoglimento che è avvenuto, c'è stato giustamente, per carità, in altre competizioni ufficiali, sempre della UEFA, c'è stato il minuto bellissimo per Eriksen al decimo, no? Si è fermata la partita della Danimarca, c'è stato un applauso tutto giustissimo. Credo che anche Boniperti, la partita si giocava in Italia, mandando in onda anche sugli schermi l'immagine Boniperti, sarebbe stato il minimo fare questo. Purtroppo non c'è stato e noi rappresentiamo il nostro rammarico, la nostra profonda delusione da appassionati dello sport e del calcio, oltre che da tifosi della Juve, chiaramente.
Io penso che in certe circostanze non vada vista la maglia che un calciatore abbia indossato in carriera. Boniperti, come ho già detto prima, non era solo ed esclusivamente riconducibile alla Juventus. È stato un uomo importante per la nazionale, è stato un uomo importante per lo sport e per il calcio. Sono rimasto colpito dall'assenza del minuto di silenzio, ma la cosa che mi ha fatto più male è che ci sono state persone che non hanno nemmeno indossato la fascia al braccio. L'ha fatto il nostro Gianluca Vialli, qualcun altro non l'ha fatto, non mi è piaciuto, onestamente non ho capito il perché, però poi alla fine non bisogna lamentarsi se escono più o meno sempre le stesse polemiche e soprattutto se la Juventus viene un po' vista male o no, anche in queste situazioni. A me è dispiaciuto tantissimo e penso che sia giusto che noi tifosi della Juventus ci risentiamo anche di questo atteggiamento. Non è stato un bello spot né per l'Italia né soprattutto in campo europeo, perché poi Boniperti era conosciuto in tutto il mondo e vedendo alcuni componenti della nazionale che non indossavano nemmeno una fascia al braccio, secondo me abbiamo fatto anche una brutta figura. Sì, qui abbiamo mandato oggi noi un posto molto seguito dove evidenziavamo che in panchina, per esempio, l'aveva solo Gianluca Vialli, da capitano della Juve, eccetera. Ma questo, come detto tu, deve esulare dai colori e dal tifo. Poi Boniperti era anche un po' l'icona di un calcio romantico che non c'è più, forse, no? Tu sai bene che sceglieva la mucca gravida, leggenda vuole, quando come premio di un gol, oggi altro che mucche come premio di un gol. Però anche l'intelligenza, il fatto anche di la rigidità nel far portare i capelli corti, la sua rigidità e abilità nel chiudere i contratti velocemente, quasi senza lasciar fiatare un giocatore, insomma, un calcio, un personaggio iconico, ed è anche bello ricordarli, perché magari chi è più giovane non lo conosce e può anche, vedendo un'immagine o un ricordo, un minuto di raccoglimento prima di una partita, essere incuriosito e recuperare quella che è stata e che è la storia del calcio non solo nostro, juventino, del calcio italiano, del calcio mondiale, perché all'epoca era uno dei più forti giocatori del mondo. Quindi hai ben detto, c'è stata una mancanza, qualcuno ci ha domandato di protocolli, ma qui basta chiedere, è stato ricordato in competizioni, tra virgolette, minori, giovanili, sempre chiedendo il permesso alla FIGC, bastava accordarsi un attimino con la UEFA, spostare di un minuto le altre due partite in contemporanea per mantenere la contemporaneità, credo che nessuno si sarebbe offeso. Come giustamente si palesano delle manifestazioni contro il razzismo, contro altro, e siamo tutti quanti favorevoli a queste manifestazioni, così è anche giusto ricordare dei grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio. Quindi Francesco, purtroppo c'è amarezza e io sono anche rimasto deluso dal fatto che io avrei dato una maggiore importanza mediatica proprio al personaggio Boniperti, anche dal punto di vista della telecronaca. Onestamente mi sarei aspettato qualche parolina in più, questo lo devo dire. Ma sicuramente, io vedo che questo trattamento non è stato riservato ad altri calciatori. Adesso senza far nomi perché mi sembra anche ingeneroso, ci vuole sempre rispetto in questi casi, però ci sono stati calciatori iconici che sono stati trattati da icone e sono stati omaggiati in ampio raggio. Boniperti non è stata fatta assolutamente questa cosa. Ma anche sulle TV locali è stata mandata giusto qualche immagine, è durata una giornata perché poi alla fine c'erano altri interessi. Ci sono stati altri calciatori, per carità, importantissimi, che poi magari ecco, se ne è parlato per giorni, per settimane. Adesso questo discorso lascia un po' il tempo che trova. Io ripeto, sicuramente ci voleva un maggiore rispetto e soprattutto bisognava elogiare di più il personaggio e la persona. Io penso che sia stato trattato in modo sbrigativo e soprattutto in modo anche poco elegante, insomma, io penso che ci voleva maggiore rispetto e un trattamento sicuramente diverso. Sì, ringraziamo anche Michele Gigantino che ci ringrazia, ma è il minimo fare un ricordo del genere. Poi qualcuno non si sorprenda se poi verso la nazionale devo fare la battuta, però verso, diciamo, anche la FIGC, noi non siamo proprio, ecco, usiamo il termine, non siamo così innamorati. Io non tifo contro assolutamente, guardo le partite, sono uno spettatore interessato per carità, però il cuore non mi batte chiaramente come magari dovrebbe o potrebbe, e assolutamente come batte per la Juve. Qualcuno poi non si sorprenda di questo, perché abbiamo le nostre valide motivazioni, Francesco. Purtroppo c'è poco da dire, non possiamo fingere.
Ma questo è un discorso molto, è abbastanza delicato perché poi è facilmente fraintendibile, però chi vuole capire capisce, nel senso che noi amiamo la Juventus in modo incondizionato, non ce ne voglia la nazionale, nel senso che la guardiamo, personalmente è un'occasione, ecco, per stare con gli amici, la guardo, non dico che la tifo, però sicuramente a me fa piacere se la nazionale vince e se dovesse vincere questo europeo e quant'altro, anche perché poi vedo tanti ragazzi giovani, anche protagonisti della Juventus, e mi fa molto piacere. Però sicuramente, ecco, quando perde la Juve, io faccio sempre il solito esempio per far capire un po' il mio stato d'animo, quando perde la Juve non dormo per 3-4 giorni, quando perde la nazionale la notte dormo lo stesso, sempre col massimo rispetto, non si tifa contro, però sicuramente non ci tagliamo le vene. Con la Juve è un discorso un po' diverso, quindi solo chi è tifoso ci può capire. Allora, Francesco, io ne approfitto, visto che completiamo anche diciamo, il percorso dei ricordi anche Luis del Sol, che è stata una grande stella sia della Juve sia in particolare del Betis, grande centrocampista, è venuto meno, insomma, anche lui, e quindi era anche giusto omaggiare Luis del Certo. Sol, che ha giocato anche nella Juventus, in Spagna lo ricordano come uno dei giocatori più forti dell'epoca, anche grande nazionale, candidato al pallone d'oro, eccetera. Quindi ricordiamo un'altra stella bianconera, come è giusto che sia. Mentre leggendo un po' di domande, sì, dice Teresa Polino, sulla nazionale un sentimento diffuso tra gli juventini. Parlando Bene. un po' di nazionale, allora Francesco, passiamo un po' anche all'attualità. Stai seguendo chiaramente gli europei. Certo. L'Italia avevamo pronosticato un agevole passaggio del turno, adesso e così è stato. Penso che anche gli ottavi siano ampiamente alla portata, poi si vedrà un po' dai quarti, si comincerà a fare sul serio. Una tua opinione anche su questo calcio proposto da Mancini, che devo dire la verità, ha fatto un buon lavoro con gli azzurri. Bella, una bella nazionale. A me è piaciuta, mi piace proprio l'idea di gioco. Ecco, adesso voglio tornare a un piccolo discorso che si collega un po' con quello della Juventus, come ad esempio la costruzione dal basso o uscire palla al piede dalla difesa. Per fare certe cose ci vogliono calciatori adatti. La nazionale ha calciatori adatti, quindi non è un discorso di allenatore, non è un discorso tattico, è un discorso tecnico. La nazionale si sarà allenata 10 giorni, 15 giorni prima dell'Europeo, quindi non è che c'è un'intesa che dura da 7-8 mesi, un'intesa in cui questi si vedono 4-5 giorni a settimana e hanno una perfetta intesa oppure giocano insieme da anni. La costruzione dal basso che fa la nazionale si basa sulla tecnica dei calciatori, quindi tutti i calciatori abili nel palleggio, i centrocampisti che vengono incontro, il doppio regista sicuramente aiuta, anche se in alcune partite a me non fa impazzire. Tornando al discorso della nazionale, io vedo una nazionale giovane, una nazionale tecnica, una nazionale che ha una grande grinta, una grande voglia di dimostrare. Non c'è, soprattutto in avanti, il top player che avevamo qualche anno fa, però sicuramente sono tutti ragazzi che hanno voglia di fare bene, tutti ragazzi che hanno una grandissima grinta, anche chi entra, come ad esempio ieri Chiesa ha fatto secondo me una partita veramente straordinaria. Il centrocampo è encomiabile, secondo me, Jorginho, i vari Verratti che ha giocato ieri, Locatelli, Barella, sono tutti calciatori che secondo me hanno una grande grinta e hanno un grande futuro nella nazionale. È stato molto intelligente Mancini, semplicemente nel mettere i giocatori nel loro ruolo più idoneo. Insomma, lui ha messo i calciatori nelle condizioni di far bene ed è così che la nazionale sta giocando bene. Io penso che sia stato molto intelligente, più che un bravo allenatore, mi sembra un bravissimo commissario tecnico, che c'è veramente tanta differenza, però sicuramente è una persona molto intelligente. Sì, sicuramente poi viene da una striscia di imbattibilità, ha eguagliato il record di Pozzo, sono 11 partite se non sbaglio che non subiscono gol, insomma, però è anche vero che probabilmente, Francesco, e questa è la domanda che ti pongo, io credo che gli ottavi siano ampiamente alla portata, poi dai quarti bisogna anche vedere poi chi affronti, perché possono esserci delle sorprese dietro l'angolo, però cominceremo a fare sul serio e qui vedremo il vero livello di questa nazionale. Anche se io personalmente non sarei neanche tanto sorpreso nel vederla fare molta strada all'Italia, perché oggettivamente ho seguito anche un po' le altre nazionali, l'Italia gioca bene, questo va detto, e quindi effettivamente pur non avendo la superstar davanti può ottenere dei risultati importanti. Parlando anche un pochino di Juventus, avrei visto le quotazioni di Locatelli, adesso la quotazione sembra la Juventus è molto vicina a Locatelli, questo lo possiamo dire. Però attenzione, perché finché non c'è l'ufficialità, io resterei cauto. Dovrebbe essere inserito Dragusin nell'affare mentre Fagioli
comunque non a titolo definitivo, ma probabilmente Allegri vorrà tenerlo, giusto per dare qualche informazione, poi vedremo. Come vedi, però, visto che Locatelli ha fatto una doppietta adesso di recente nella penultima partita, avrà una valutazione chiaramente anche alterata da questa prestazione. Come vedi, le operazioni fatte durante, insomma, sotto gli europei, ecco. Bah, le operazioni fatte durante l'Europeo sono situazioni di fortissimo rischio, perché poi si gioca in uno stato di esaltazione in cui magari sei in un periodo che ti va tutto bene. Lo discorso per Locatelli vale lo stesso per Gosens. Gosens da 40 è arrivato a 80, almeno da quello che leggo sui giornali. Penso che Locatelli, ecco, se la Juventus, io mi aspetto che una società come la Juventus questi calciatori li prenda prima. Attenzione, non vuol dire ufficializzare il calciatore prima, ma almeno fare un accordo e mettere quasi nero su bianco, perché poi si arriva a queste situazioni in cui Locatelli da 40 lo paghi magari doppio. E penso che già 40 erano, oddio, ben spesi. Se si comincia a superare anche 50, 60, 70 milioni, a me viene da ridere. Io penso che una società come la Juventus, per quanto riguarda l'accordo con Locatelli, mi aspetto che l'abbia fatto prima. Se lo fa durante gli europei, poi non ci dobbiamo lamentare se ne usciamo dissanguati. Se ti devo dare un parere personale, tattico su Locatelli, a me piace, lo sai, e questo fatto che lui, magari, ecco, in nazionale è capitato anche che abbia giocato col doppio regista, quindi con un altro regista davanti, magari questo potrebbe essere il futuro anche alla Juventus in alcune partite, e potremmo vedere Arthur in quella posizione, quindi Arthur e Locatelli. Vediamo, è sicuramente un calciatore che sta facendo un grande europeo, sicuramente in questo momento ha una valutazione eccessiva. Sì, quello sì, anche se dobbiamo vedere un pochino Max Allegri come intenderà utilizzare appunto i giocatori. È ben detto anche di Gosens, ha una valutazione, infatti non sembra anzi che Allegri voglia tenere Alessandro, quindi dare ancora fiducia ad Alessandro. Si confermano le voci di possibile uscita di Demiral, mentre la Juve è interessata, anzi guarda molto in casa viola, però Bottega cara, sia Milenkovic, giocatore forte ma costoso, sia soprattutto Vlahovic e Francesco cominciano un po' dei piccoli, insomma, si parla, ecco, non abbiamo delle trattative, però comincia a essere un nome anche, non dico caldo, però che è lì nella lista dei possibili. Bisogna vedere anche poi se va via CR7, questo è tutto un discorso a parte. Vlahovic, un altro giocatore la cui valutazione dopo un'annata è salita a 60 milioni. Vlahovic è un ottimo centravanti, però 60 milioni magari vale anche il doppio, però dopo una stagione in Serie A, come vedi, queste valutazioni per dei giocatori insomma, che tutto sommato sono alla prima grande stagione in Serie A, anche per limiti chiaramente di età. Ma Vlahovic va, il discorso di Vlahovic è un discorso particolare, perché noi possiamo fare una valutazione sul potenziale del calciatore, perché alla fine Vlahovic nel girone d'andata aveva segnato appena 4 gol, poi è esploso nel girone di ritorno facendo delle grandissime prestazioni. Sotto il punto di vista del... Allora, se mi dici tu spenderesti 60-70 milioni per Vlahovic, io non sono così convinto, nel senso che secondo me ha un grandissimo potenziale, però il potenziale bisogna capire anche questo calciatore se lo riesce ad esprimere. Io mi ricordo di tanti calciatori con grande potenzialità. Io ricordo ad esempio Patrick Schick doveva essere l'erede di Ibrahimovic praticamente, ma ce ne sono tantissimi calciatori con una grande potenzialità, ma che poi alla fine si sono un po' persi. Vlahovic ha le caratteristiche del grande centravanti, è un calciatore forte fisicamente, ha tiro, ha tecnica, è un calciatore veramente fisicamente che riesce a spostare gli equilibri, può aprire gli spazi a calciatori magari come Dybala e quant'altro. Quindi mi piacerebbe vederlo alla Juventus. Non so se al momento valga tutti questi soldi, perché è un calciatore che fondamentalmente non conosciamo, perché l'abbiamo visto 6 mesi giocare nella Fiorentina, perché alla fine è esploso in questi 6 mesi, dobbiamo vedere se dà continuità. Ci dice Gerardo, valutazioni spropositate in Italia. Questo è vero. E poi vedi, c'è anche un po' di casualità, vedi giocatori come Pessina, che a me piace molto, è un buon giocatore, poi non doveva neanche essere agli europei, ci sono stati infortuni di Pellegrini e Sensi, vedi, invece ci sono, effettivamente l'Italia ha una serie di centrocampisti di buon livello, secondo me. Quindi vedi come anche l'occasione dell'europeo poi può lanciare o far salire determinate quotazioni. Questo è appunto un dato di fatto. Come ben detto tu, abbiamo, anzi, spesso, non noi, però è stato criticato da molti paratici. Vediamo come opererà la Juventus sul mercato in questa sessione. L'unico problema è che noi dobbiamo prima cedere, perché abbiamo una serie di giocatori comunque dall'ingaggio importante che andranno ceduti. Vediamo un po' di messaggi. Francamente, credo costi troppo. Penso che Bernardetta Albanese si riferisca a Vlahovic, sicuramente, che è un costo. Sì.
importante. Sarà forte come Haaland, il centravanti viola. Io non credo che arrivi a quei livelli, dico la verità. È forte per Haaland, ragazzi. Haaland è un predestinato. Siamo a un livello, secondo me, superiore. Anche nella corsa si vede l'esplosività di Haaland rispetto a Vlahovic. È forte, per carità. Il sacrificio andrebbe fatto per Gosens, dice Gerardo. Francesco, quindi tu, io individuo comunque la priorità a centrocampo. Tu, dovendo anche avendo solo un colpo da 90, dove investiresti? La mezzala sinistra, assolutamente. Il colpo da 90 per me è Pogba. Pogba oppure Milinkovic, insomma, Sì, questi due. sì, la tipologia di calciatore è quella. Sì. Cioè, se dovessi acquistare un solo calciatore e deve essere un top, io prenderei uno tra Pogba e Milinkovic a centrocampo, sicuramente, giocando col 4-3-3. Certo, c'è il discorso di Ronaldo, sia di Ronaldo che di Dybala, che è in bilico perché Dybala al momento ancora non ha rinnovato, sembra che sia stata fatta questa famosa proposta, però ancora abbiamo una situazione non definita. Io credo che comunque bisognerà anche aspettare la fine degli europei, vedere Max Allegri se intenderà anche parlare con dei giocatori, ma anche vedere le garanzie fisiche. Per esempio abbiamo anche il discorso Chiellini, Francesco, hai visto? In nazionale, fortissimo, quando sta bene deve giocare, poi però all'improvviso, anche per ormai sono problemi sia legati all'età ma anche atavici, no? Quelli degli infortuni muscolari, e poi ti lascia così con un infortunio e quindi deve avere un sostituto all'altezza. Quindi le valutazioni fisiche sicuramente andranno fatte. Sì, no, io non mi priverei di Chiellini, nonostante tutto. Il discorso però è che ci vuole un calciatore top dietro Chiellini che possa subito prendere il suo posto. Chiellini magari potrebbe essere utilizzato in certi periodi della stagione abbastanza delicato, in partite abbastanza particolari. Poi però prenderei un calciatore che mi dia almeno delle garanzie fisiche e che sia comunque difensivamente abbinabile anche a De Ligt. A me, ad esempio, piace Romagnoli, l'ho sempre detto, un calciatore che secondo me, non dico titolarissimo, però come riserva di Chiellini, subito dopo Chiellini secondo me potrebbe risultare importante, no? Nell'arco di una stagione. Sì, è mancino anche, quindi. Allora, sì, Ramsey, anche tra l'altro Ramsey, vi faccio notare, oltre ad aver segnato in questi europei anche un bel gol, ha giocato sempre, quindi inossidabile in questi europei, dovrebbe andare in Premier, forse può tornare all'Arsenal. Attenzione, c'è anche un interessamento della Juve per Bellerin, ma un interessamento vecchio di anni. Quindi poi andiamo a vedere se è solo un interessamento, si va a concretizzare. Quindi risulta sicuramente sarà in uscita. Pogba dicono ottimo top player, e vabbè, Pogba non lo scopriamo noi, e anche in questi europei si è confermato. Spiace dirlo, dice Carlo Pellegriti, ma per me Chiello non è affidabile. Da un punto di vista fisico, sicuramente Sicuramente, hai certo. ragione, non da un punto di vista tattico o tecnico, però poi c'è quell'emotivo, quello caratteriale, quello della personalità. Ma anche Bonucci, Francesco, è un giocatore che comincia ad avere i suoi anni, va un pochino dosato. Anche il Milan su Ramsey, può essere che il Milan ha perso Çalhanoğlu, che è stato ufficializzato all'Inter, avrete visto. Quindi anche la Juve era interessata a Çalhanoğlu, però è stato preso a parametro zero con un ingaggio comunque importante. Attenzione, ma anche perché l'Inter, Francesco, aveva il problema, tra virgolette, il problema della situazione Eriksen, che non si sa, noi gli auguriamo di tornare a giocare quanto prima, ma è una situazione che va monitorata con molta cautela. Quindi l'Inter doveva intervenire lì. Beh, anche perché per noi Çalhanoğlu sarebbe stato di difficile collocazione tattica, quindi non so se sarebbe stato un acquisto perso dalla Juventus, insomma. Sì, Penso è un che suo Allegri, posto. sì, da 4-2-3-1, cioè penso che sia da 4-2-3-1, insomma, 4-3-1-2, insomma, come trequartista. Allora, curioso di capire cosa farà Allegri con Arthur. Francesco, una risposta a Gerardo prima di, insomma, di salutarci, che vedo che siamo quasi ai 30 minuti stabiliti. Vai. Sì, no, io penso che Allegri possa vedere Arthur come doppio regista, quindi a fianco di Locatelli, oppure lo possa vedere come regista avanzato nel 4-2-3-1, quindi un calciatore che fa movimenti tra le linee del campo e che possa dare il passaggio finale, ecco, un sostituto, ecco, di Dybala, un calciatore che magari detta geometrie. Poi bisogna, ripeto, bisogna capire sempre come vuole giocare Allegri. Se vuole giocare col 4-3-3 è come mezzala, quindi regista avanzato, mezzala sinistro, oppure nel 4-2-3-1 come trequartista dovrebbe essere anche una scelta. Ci sono tre ruoli su cui poter lavorare. Vediamo Allegri cosa farà. Francesco, un'ultima domanda te la faccio io prima di Sì. salutarti. Tu ad Arthur daresti ancora fiducia per quello che hai visto in questo primo anno?
Ma sì, io darei fiducia. Questa è una bella domanda, non è semplice rispondere, nel senso che noi ancora non abbiamo capito, le sue qualità, dove potrebbe rendere meglio. Io resto ancora della mia opinione, cioè che Arthur, il miglior Arthur l'ho visto nella finale di Supercoppa contro il Napoli, in cui ha giocato, da regista avanzato, quindi una mezzala sinistra, una sorta. E io penso che lì abbia fatto veramente la differenza. Quindi con un'integrità fisica migliore io darei un'altra possibilità e lo farei giocare lì. Quindi sei curioso comunque di rivederlo e eventualmente scoprirlo, diciamo così. Sì, assolutamente sì. Perfetto. Allora, Francesco, sono stato di parola, 30 minuti precisi. Quindi, allora, innanzitutto ti ringrazio. Chiaramente, abbiamo deciso, come ha detto Francesco, di adottare un format un po' anche di turnazione in queste puntate, per anche far conoscere altri nostri amici che ci tengono anche a dialogare con noi e con i nostri, insomma, followers, chiamiamoli così, insomma. Perfetto, Francesco. Allora io ti ringrazio innanzitutto, poi chiaramente Francesco farà qualche pillola come capita ogni tanto, come le facciamo, e poi lunedì sarà, insomma, per le solite dirette, sarà sempre qui con noi, insomma. Francesco, allora grazie mille, grazie Grazie a te mille. Domenico, grazie a te. Buonasera a Ciao, tutti. ciao, ciao. Ciao. Ed aggiungo Gianni, ecco qui, Gianni Coppola. Ciao Gianni, benvenuto. Ciao Domenico, buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i tifosi della Juve. Grazie a te, tu sei stato già nostro ospite, però ti ridiamo il benvenuto. Ti ho fatto entrare di proposito perché stiamo parlando di Arthur, che è un giocatore che conosci. Quindi resta sintonizzato, rispondo alla domanda di Bernadette, il portiere della Finlandia. Sì, però devo vederlo più volte, ma non mi risultano interessamenti della Juve, anzi, si parla di una Juventus eventualmente su Audero, come insomma, il portiere della Sampdoria come secondo portiere, però vediamo. Marotta ha beffato il Milan. Sì, allora Gianni, una tua opinione su Arthur, visto che è un giocatore che conosci molto bene. Sicuramente ha deluso tantissimo quest'anno. Sono d'accordo con quello che ha detto Francesco. L'ho visto molto bene quando ha giocato nei tre di centrocampo piuttosto che davanti alla difesa. Tant'è vero che a Barcellona giocava in quel ruolo perché davanti alla difesa c'era Busquets che era inamovibile. Mentre invece nel Brasile giocava a due, con Casemiro vicino a lui nel 4-2-3-1. Onestamente, io non so se Allegri, cioè, o meglio, se convenga più metterlo sul mercato. O magari dare il tempo ad Allegri di insegnargli anche a verticalizzare, perché non verticalizza mai. È vero che palla al piede non la perde mai, però diciamo che per quello che è stato pagato, un altro anno glielo darei, perché poi comunque ha vissuto alcuni infortuni, non ha vissuto bene dopo la partita col Benevento le critiche giuste, secondo me, che ha avuto, che è andato a Dubai, dopo, in quel momento particolare, quando siamo andati via dallo scudetto, no? Con la sconfitta in casa col Benevento per un suo errore. Quindi onestamente Allegri col 4-2-3-1 o col 4-3-3 ha varie possibilità. Io un altro anno glielo farei fare per quello che è stato pagato, anche per farlo riscattare. Magari il ragazzo ha voglia di riscattarsi e di non lasciare un ricordo brutto alla Juventus. Un altro anno secondo me va dato. Però ovviamente se arriva un'offerta, no, da 70-80 milioni, No, penso non che... arriva. Allora mi risulta che la Juve sui 35-40 potrebbe darlo via, anche perché poi con Pjanic c'è stata la plusvalenza, però io sono d'accordo con te, lo vorrei rivedere, è un giocatore sicuramente che ha bisogno di altri centrocampisti vicino, perché uno da dai e vai, gioco stretto, gioco rapido, la palla non gliela levi, ma devi essere davvero, il pallone deve girare di continuo e lui magari fa girare anche la testa agli avversari, però è un giocatore che non è completo, nel senso che ha un'eccellenza in determinate cose, eccelle in determinate cose, mentre altre non le ha. Quindi è un giocatore che va completato con dei compagni di reparto, appunto complementari allo stesso, altrimenti rischi di fare un centrocampo monco, diciamo così. Giusto, Gianni, perché tu lo conosci bene, Arthur, perciò. È giusto, non è il caso, giocava nel tiki-taka del Barcellona, dove il loro gioco era Esatto. proprio quello, di muovere palla velocemente, e quindi lì diciamo andava a meraviglia. La Juventus gioca un po' diversamente. Allora, io saluto tutti quelli che si sono aggiunti. Secondo voi, ci chiede Gerardo, la presentazione di Mister Allegri non arriverà troppo tardi? Gerardo, è diverso perché Allegri è un ritorno alla Juventus, quindi alla fine lo conosciamo e quindi voglio dire, non è la presentazione, sì, è la presentazione di un nuovo progetto, ma in realtà è tornare indietro e ripartire. Gianni, ne approfitto per chiederti anche una tua opinione davvero rapida su questo ritorno di Allegri. Io penso che Allegri è stato mandato via per, diciamo, perché si veniva chiesto determinate cose che comunque partiamo di un allenatore, uno dei più vincenti della storia della Juve, quindi questo è assodata la cosa. Secondo me la Juventus è voluta andare di nuovo sul sicuro,
perché secondo me ha cercato di fare un cambiamento, poi non ha difeso quel cambiamento con gli allenatori che lei ha preso, è voluta ritornare indietro per andare comunque un uomo che sembra strano, ma per il suo trascorso comunque si sente juventino, sta bene alla Juve, sta bene nel mondo Juve, sta bene con Agnelli, e sa che comunque può dare un certo livello alla Juventus. Io spero che in questi anni sia migliorato, anche se senza allenare, diciamo che non so quanta Non è esperienza ha potuto semplice. fare. Sappiamo quello che abbiamo, ecco, diciamo siamo voluti andare sul sicuro, anche perché se quest'anno fossimo stati davvero fuori dalla Champions sarebbe stato un disastro assoluto, ma nel vero senso della parola. No, assolutamente. Gianni, ti pongo un'altra domanda, sempre restando su Allegri. Noi sappiamo i pregi e i difetti, perché i difetti ci sono, inutile come tutti, anche Allegri ha i suoi difetti, ha tanti pregi che conosciamo. Credo che sia una scelta, tra virgolette, di tranquillità per l'Italia, nel senso che sai che hai una certa costanza di rendimento, efficacia, eccetera. In ottica europea posso dire che ha fatto anche bene, ma possiamo mettere un punto interrogativo, però anche la Champions del Chelsea cosa ci insegna? Ci insegna che mai dire mai, anche una Juventus, magari non a livello di un Bayern Monaco, di un Real Madrid magari restaurato, eccetera, può comunque, a prescindere, se è fatta, costruita una rosa comunque di, non dico livello super, tutti i top player, ma di livello comunque più che buono, si può addirittura puntare con un gioco di squadra e anche con una certa intelligenza tattica anche a vincere la Champions se ci sono gli incastri giusti. Quindi io direi di non ridimensionare aprioristicamente le nostre ambizioni anche in campo europeo. Tu come leggi questa situazione? Io sono d'accordo con te, perché se fosse soltanto per la rosa, penso che il City avrebbe dovuto vincere già 5 Champions. Quindi questo ha dimostrato quello che tu dici te. Sono d'accordo. Diciamo che Allegri, come dicevi te, ha tante sicurezze. Forse alcune pecche che magari personalmente non mi vanno giù, però ovviamente non si può dire che ha fatto tanto tanto bene. Sicuramente sono convinto che, o meglio, bisogna dare i giocatori che lui chiede, perché è vero anche che negli ultimi anni ha chiesto determinati giocatori, e la Juventus non l'ha accontentato. Quindi, se si riprende Allegri, anche se, perché se tu ricordi molto bene, 3 anni fa disse questa squadra è da rifondare, e aveva ragione, perché comunque veniva da tante vittorie, tanti giocatori, forse non c'era la fame di prima, alcuni stavano andando avanti con l'età, e quindi giustamente poi su questa cosa lui ha avuto ragione. Quindi io dico, se abbiamo ripreso Allegri, ok, quindi diamogli, facciamogli il calciomercato che vuole con i centrocampisti e le punte che chiede lui. Perché altrimenti sarebbe veramente incredibile riaffidarsi ad Allegri e non seguirlo poi nel calciomercato che magari lui ha bisogno per esprimersi al meglio. Però il Chelsea insegna che comunque non sempre l'organico più forte vince, ma magari quello più organizzato. Ovviamente il Chelsea ha alcuni top player, quindi alla fine quelli ci Assolutamente. vogliono. Sentivo prima di parlare dei top player a centrocampo, è il reparto dove abbiamo più bisogno, e negli anni si è visto, negli ultimi 2 o 3 anni, no? Sì, no, ma poi il Chelsea ha speso tantissimo, ha preso i giocatori di esperienza come Thiago Silva, ha preso gli Havertz, a Kanté che è un giocatore anche lui forte di esperienza, ha preso Havertz, Werner. Ziyech, Timo Werner, che non è andato neanche tanto bene, ma comunque ha speso molto, voglio dire, ha investito, assolutamente sui terzini, Chilwell aveva preso, insomma, giocatori poi anche di grande prospettiva e di campo. Aveva anche Alonso in panchina, per dire, comunque per me è un buon Assolutamente. terzino. Sì, assolutamente, assolutamente. Lui, che comunque la sua esperienza e le sue partite se le fa nei momenti importanti, quindi era costruita bene, dai, diciamo, per quello che poi è stato, Allora, quindi possiamo diamo stare. spazio. Sì, Gianni, diamo spazio come sempre ai nostri amici. Ringraziamo Fabiola Pacciani, dice, mi seguo sempre e ti ringraziamo, per noi è un piacere. Volevo chiedervi un vostro parere su un eventuale ritorno di Pjanic. Gianni, ti giro prima a te questa domanda. Come vedresti un ritorno di Pjanic? Se ritorna Pjanic, poi vuol dire che a meno spazio si vende Arthur, perché se si prende Locatelli, vero, possono giocare sia a 2 nel 4-2-3-1, e lo spererei per Dybala in verità, perché lì dietro Bravo. la prima punta è stato il miglior Dybala, ma non con Ronaldo, perché Ronaldo lì non ci giocherà mai, lo Mai. sa meglio di me. Io di solito non sono per le minestre riscaldate, non mi convincono tanto, onestamente. Però, onestamente, Pjanic non si discute, anche se è stato negli ultimi 2 anni è stato molto altalenante, no? Certo, Non molto, era molto. spesso incisivo, quindi onestamente a me non fa impazzire come giocatore Pjanic, io non sarei per il suo ritorno. Però capisco la situazione, ho sentito che il Barcellona vorrebbe pagare una parte dell'ingaggio, perché Pjanic guadagna 2 milioni e mezzo in più rispetto a quando è andato via, forse sta sugli 8 milioni. Sì, sugli 8, sì.
Esatto, quindi come ho capito che Morata è stato preso il nuovo prestito, perché con 10 milioni diciamo che prendere una punta per un altro anno, comunque esperta, comunque che può avere vari ruoli, capisco che a livello economico è importante, ma a me non mi fa impazzire il ritorno di Pjanic, onestamente. Sì, anche a me non fa impazzire, perché le sue prestazioni erano, anche perché ero un innamorato di Pjanic, perché tecnicamente non si discute, però mi aveva deluso per le prestazioni, mi aspettavo molto di più. Quando è in giornata è un super giocatore, però spesso poi non è in giornata e combina qualche errore di troppo fa. E quindi anche io, però se lo leggiamo nell'ottica mi prendi una mezzala forte o altri due forti, perché quindi su uno non vuoi spendere, hai ragione, allora posso accettarlo, però sicuramente non vedo una Juventus con Pjanic, Arthur e Locatelli. Mi sembra difficile un centrocampo simile, troppe caratteristiche in parte simili. Noi abbiamo bisogno anche di gamba, abbiamo bisogno anche di giocatori appunto che diano forza e sostanza al centrocampo, e non credo che puoi avere tutte e tre questi giocatori. Io prenderei Tielemans anche è un buon giocatore, Gianni. Sì, questi europei anche stanno insomma evidenziando dei giocatori anche giovani, abbiamo visto anche vari terzini, no? Molto interessanti le varie nazionali, anche giovani appunto, però è anche vero che possono essere fuorvianti, perché poi magari c'è il giocatore che indovina quelle 6-7 partite di un mini torneo come l'Europa e il Mondiale e ti illude, no? Ricordiamo Grosso, no? Fece un Mondiale da paura, poi non ha mai dimostrato nulla. E se mi posso ricollegare come andavate prima, vai. Io penso che la Juventus aveva già chiuso un preaccordo con il Sassuolo, perché il discorso è chiaro, cioè mi spiego, se Locatelli fa bene all'europeo arriva a 70 milioni, e allora d'altro canto se Locatelli avesse giocato male all'europeo te ne do 20, io non credo che il Sassuolo avrebbe rischiato questa cosa, quindi adesso può oscillare qualche 5 milioni, qualche contropartita, ma non si muoverà da lì, anche se secondo me è un ottimo giocatore, mi piace tanto, anche perché poi ha veramente grinta, gamba, tecnica. Però permettiti di dire una cosa, capisco le varie situazioni, ma per me lasciare De Paul a 35 milioni è stato veramente, ma da parte di tutta la Serie A, 35 milioni, farlo prendere all'Atletico a De Paul, un giocatore che ha la cosiddetta cazzimma, ha leadership, ha personalità, può ricoprire vari ruoli, va in gol, difende palla, mette passaggi, e io lo seguo la notte con l'Argentina, sì, ne abbiamo già parlato, per me è stato veramente difficile da accettare, farlo andare via con un contratto, poi un ingaggio da 3 milioni e mezzo. Sì, non era un ingaggio, insomma, è mediamente basso per giocatori di un certo livello, assolutamente. Assurdo. Adesso su questo voglio aggiungere un'osservazione. Allora, dice Gerardo, sì, Lukaku, Paratici, purtroppo non è dipeso da Paratici il mancato scambio, però Dybala ci ha fatto anche lui vincere il campionato. Ragazzi, Lukaku è un grande centravanti, però contro le grandi difese soffre, attenzione, diciamo anche questo. Dobbiamo guardare un po', è un giocatore sicuramente molto complementare, sarebbe stato complementare a Cristiano Ronaldo, questo sicuramente, però Dybala al top ti può fare la differenza anche contro le difese più forti. Lukaku ho dei dubbi, perché la carriera di questi giocatori, poi è un giocatore forte, non lo sto discutendo, sia chiaro. Su questo volevo dire un'altra cosa, De Paul piace anche a Carlo Pellegrini e lo avrei preferito a Locatelli, tra l'altro sono complementari perché sono giocatori parzialmente diversi. Locatelli comunque è un giocatore molto intelligente, un giocatore che vede il calcio. De Paul, Gianni, per restare al tuo ragionamento, è uno di quei giocatori che io definisco diciamo dominanti, in che senso? Di cui si sente la presenza in campo, cioè ci sono dei giocatori che davvero vedono il calcio e si sente quando sono in campo proprio a 360 gradi. Ne approfitto per questa cosa per ricordare il compleanno di un altro giocatore dominantissimo, Michel Platini, credo uno dei più forti della storia del calcio, credo che siamo tutti d'accordo, era un giocatore dominante, cioè non era solo il discorso dei gol, ricordiamo che lui aveva il record dei gol negli europei, 9 gol però in 5 partite, con un calcio molto più lento di altri tempi, dove l'autorete era autorete e il pallone il portiere lo prendeva con le mani, quindi un altro calcio, un'impresa, 9 gol in 5 partite, diciamo anche questo. Ma era un giocatore dominante, cioè un giocatore, per esempio, cosa che non è Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo lo è negli ultimi 25-30 metri, ma Platini era un giocatore che faceva gioco, un po' come anche Zidane, no? Non solo segnava, lanciava, poi concludeva e influiva anche sulle prestazioni dei compagni, perché erano davvero giocatori a 360 gradi. Posso pensare a un Di Stefano, per citare quelli storici. Come vedi questo punto di vista che ti sto esponendo? Sono d'accordissimo, ed è forse anche la sostanziale differenza di quando si paragona Messi e Ronaldo.
Ronaldo negli ultimi 25 metri è devastante, come dicevi sempre tu, è la ciliegina sulla torta. Messi, così come Platini, faceva giocare bene la squadra, metteva i compagni in porta, era un goleador, è una persona che tu sentivi in campo. Io purtroppo non ho potuto viverlo Platini, perché pensa che sono nato nell'anno in cui lui ha vinto la Champions, quindi l'ho potuto vedere. Purtroppo è un anno che, tra l'altro, purtroppo quella partita non andava giocata, quindi non possiamo neanche dire che non è assolutamente un bel ricordo per noi. Assolutamente no, però chissà come sarebbe andata. Poteva andare peggio magari se non avessero fatto giocare, per come erano le condizioni degli sport. Quindi poi alcune situazioni bisogna viverle ed essere lì, quindi vabbè, era giusto per, chiaro. Non l'ho potuto vivere, però sicuramente Zidane è stato uno dei giocatori più belli da vedere alla Juventus, la sua eleganza, così come Romain Michel. Ti ripeto, l'ho potuto vivere nei vari video, nelle videocassette, diciamo, di quando era un po' più giovane. Sicuramente è un altro grande della Juve, tra i cinque calciatori più forti in assoluto che ci sono mai stati. Quindi sì, assolutamente. No, davvero fortissimo. Allora, ci dice Mario Palmirani, che salutiamo, tutti a parlare di Locatelli. Ieri abbiamo visto Verratti che è tornato. Io, per esempio, devo ammettere che Jorginho è migliorato molto, è un ottimo giocatore, però io preferisco ancora di più Verratti in quel ruolo. Tu come vedi, parlando anche d'attualità, sia una tua opinione su Verratti, sia anche una tua in prospettiva, vedi la nazionale, la prossima partita, chi vedi titolare a centrocampo, dando per scontato che un Barella deve giocare, perché uno che corre, insomma, in quel modo, anche intensità serve, quindi due tra, io penso giocheranno comunque Locatelli e Jorginho. Tu credi che possa invece riprendere il posto a titolare Verratti? Penso ancora di no. Secondo me giocherà ancora con la formazione con Locatelli e Jorginho, anche perché sono affiatati, si completano. Jorginho è migliorato tantissimo. Io, se posso fare una critica a Jorginho, ai tempi del Napoli fu venduto, penso, per 60 milioni e all'epoca io dicevo: come si fa a vendere un centrocampista con così tanti soldi quando non salta l'uomo, non tira in porta? Cioè, invece è migliorato moltissimo. Non mi fa ancora impazzire chissà a quali livelli, però comunque è inamovibile e forse al momento il più forte che abbiamo lì. Per quanto riguarda il centrocampo, quindi penso, visto che le prime due partite che contavano di più rispetto col Galles, faccio ancora giocare quei due, anche se Verratti tecnicamente è una roba spaventosa. Quindi secondo me sta ancora riprendendo la migliore condizione, anche perché veniva da un piccolo infortunio, e credo che continuerà ancora con Jorginho e con Locatelli. Anche io la penso come te, proprio per un discorso fisico di affiatamento, e anche perché Locatelli di fatto ha riposato. Quando io parlavo di Jorginho scorso anno, tutti a criticarmi, Mario diceva giustamente, Mario è un estimatore di Sarri, diceva: Sarri con Jorginho, sì, il regista serve, questo è vero, però secondo me, attenzione, Jorginho poi dipende anche dai compagni con cui gioca, perché al Chelsea tu hai vicino un signor Kanté, sono giocatori che vanno un po' anche come Gattuso fece le fortune di Pirlo nel Milan, no? Faceva tutto il lavoro sporco, come è successo ad altri grandi campioni della storia del calcio, e come in nazionale, per esempio, c'è Barella stesso che dà intensità, e poi uno tra Verratti e Locatelli che va anche un po' a togliere dei compiti di regia a Jorginho quando può essere marcato o essere in difficoltà, perché il doppio regista ti consente un palleggio, e questo l'avrai notato, l'Italia davvero esce bene palla al piede da situazioni difficili con il doppio regista più Bonucci, che un altro regista arretrato. Spesso abbiamo un gioco molto fluido, no? In fase di avvio della manovra. Ma esce bene perché comunque i giocatori con i piedi buoni, è tutto lì. È come se pensare che per far uscire bene magari Bentancur e Rabiot rispetto a Jorginho, Verratti e Locatelli, perdonami, la qualità fa la differenza, anche perché le nazionali è difficile farle giocare bene, perché comunque non sono giocatori che si frequentano, non c'è nemmeno più un blocco di alcune squadre come magari era all'epoca del Milan e della Juventus, quindi magari spesso non giocano insieme tanti di loro. Quindi Mancini è stato bravo a mettere le persone al posto giusto, come diceva Francesco prima, quindi è stato un vero commissario, perché poi il commissario fa quello, non ha tempo di allenarli, non ha tempo di provare e riprovare tanti meccanismi, sta facendo le cose giuste, non abbiamo top player lì davanti magari che possono fare tanti gol, però è l'insieme corale della squadra che può creare tanto, anche se io aspetterei nelle partite che contano un po' di più. Con l'Austria in parte, anche se con l'Austria non pesa tanto il valore dell'avversario, ma pesa la qualificazione, perché adesso è dentro fuori. Esatto, quindi ci sono squadre forse un po' più avanti di noi, Francia, Belgio, però intanto noi possiamo dire la nostra. Diciamo che già con l'Austria vedremo se avrà fatto questo piccolo step per arrivare contro queste squadre in un modo diverso,
oppure magari dire, diciamo, perché comunque il livello di questo girone era veramente basso. Poi abbiamo giocato sempre in casa, dice Mario, tanto torna piano, chiude, parla il resto, si parla di Zoff e Gentile, fa la battuta. Allora sì, Gianni, questo è vero, il pallone peserà di più. Io vedo la Francia come individualità, la Francia su tutte nettamente, perché ha campioni in tutti i reparti, ha proprio la spina dorsale, no? Da Varane, non so, allo stesso Kanté, Pogba e a Benzema, Mbappé, cioè ha proprio lo scheletro. Ma stesso Rabiot è diverso, stesso Rabiot nazionale gioca diversamente. Assolutamente, assolutamente. Quindi ha uno scheletro superiore la Francia. Poi la Germania comunque, pur avendo delle assenze pesanti, però è una squadra che come gioco ha una sua identità, secondo me. È una squadra, abbiamo visto con il Portogallo, nonostante quando era in svantaggio, in realtà stava dominando e poi ha stravinto. Quindi è comunque una squadra sempre molto molto temibile. Poi il Belgio è ben detto ad ottime individualità, però l'Italia, che secondo me davanti non ha dei fenomeni rispetto alla sua storia, ma non li aveva neanche 5-6 anni fa. Forse l'attacco di Conte fu quello meno dotato tecnicamente degli ultimi 15-20 anni, anzi forse posso andare anche più indietro nel tempo, però effettivamente sta rendendo. Vediamo cosa ci dice Mario, l'Italia non sarà favorita, credo che nessuno voglia, no, secondo me invece sì, hai ragione Mario, perché l'Italia, io ripeto, sono uno spettatore. Gianni, su questo ti faccio una domanda, tu come segui la nazionale, nel senso, sei un tifoso come della Juve, la segui tifando in modo acceso, il 2006 per te è stato uno spartiacque, queste diatribe anche con la FIGC, hai visto, abbiamo parlato anche, abbiamo ricordato anche Giampiero Boniperti, poi se vuoi dire un tuo ricordo, chiaramente è una puntata dedicata a Giampiero Boniperti, puoi farlo. Come vivi anche un po' da tifoso juventino la nazionale? Guarda, ti dico la mia e non vorrei essere frainteso, sicuramente il tifo che ho per la Juventus non equivale assolutamente a quello della nazionale, la seguo, è un motivo per stare insieme agli altri amici, magari tifosi di altre squadre, ed evitare litigi, diciamo, che invece si avrebbero guardando partite di club, infatti evito, ma se esce fuori la nazionale, certo non mi rammarico, magari vado, cioè, come dire, non è come quando perde la Juventus. Chiaro. È stata una caduta di stile, perché Boniperti è, non è il fatto che era juventino, Boniperti è stato un grande a livello calcistico mondiale, tutti conoscono Boniperti, purtroppo come te, come anch'io, non abbiamo potuto vivere Boniperti perché siamo abbastanza giovani, quindi l'abbiamo visto nelle videocassette. Io ricordo molto emozionante alcune videocassette quando era con Sivori, con Charles, ed era una roba pazzesca. Ha portato tanti giocatori, ha portato il grande Del Piero dove lui credeva tantissimo, tant'è vero che il passaggio di consegna lì allo Stadium è stato emozionante, quella scena, diciamo, della è stato un signore, rappresentava la juventinità da sempre, quindi è stata una caduta di stile da parte della FIGC, non rendergli il dovuto omaggio. E di Mancini ancora di più, perché Mancini è stato in Inghilterra, e quando si gioca in Premier League hanno un altro, non un altro, a parte un altro fascino, ma hanno un altro tipo di cultura. Cioè in Inghilterra, se io e te non ci possiamo, magari non abbiamo un grande feeling, dai, tipo Guardiola Mourinho, si stringono comunque la mano. In Italia forse questo non accade. Quindi lui ha vissuto queste cose, è stata per me una caduta di stile non mettere il lutto al braccio. Perché poi la FIGC decideva il minuto di silenzio, ma il lutto al braccio lo decidi te. Ce l'aveva solo Viale. Certo, assolutamente, sì. No, questa è stata una delusione, sì. Questo non cambia il mio tifo verso l'Italia, perché comunque è sempre il mio paese, però se ti posso dire la mia, e spero di non essere frainteso, io mi sono già alzato due volte, una volta alle 11, una volta alle 2 di notte, per seguire l'Argentina. Certo, ho capito, quindi il messaggio è, perché sei appassionato di calcio, ti piace l'Argentina, ti piace Messi, fondamentalmente come calciatore, e quindi sei appassionato di un campione indiscutibile, e quindi lo segui, è come qualcuno magari segue il Portogallo perché gli piace Cristiano Ronaldo, ma è una cosa che è legittima ed è anche bella, perché i grandi campioni devono portare avanti, sono quasi alla fine, quindi ogni partita per me è una partita che va a diminuire, diciamo, come per il tennis, Federer, Nadal, insomma, quelli che seguono, è normale, è una cosa giustissima. Allora Gianni, rispondiamo un po' ai nostri amici, ci chiedono di mercato, perché in effetti la Juve è molto ferma, la risposta ve la do in modo molto secco, perché devono esserci delle uscite, torna De Sciglio, torna Rugani, abbiamo in uscita Ramsey, abbiamo Bernardeschi
Io credo che sia comunque in uscita, e vi dico, in nazionale sì, partita sufficiente, ragazzi, però era un'Italia già qualificata. Alla fine, quando andiamo a fare le giocate importanti, io non ho visto grandi giocate neanche contro il Galles. No, il palo che prende su punizione è una punizione che lui sa tirare, perché Bernardeschi ha un ottimo sinistro tagliato, le qualità le ha sia fisiche che tecniche. Io non discuto le qualità del giocatore, discuto il momento della scelta, il fatto di non essere un campione nella scelta proprio di testa della giocata. Quella è una punizione sul palo del portiere Gianni, e prende il palo, ma era più un errore del portiere, diciamo la verità. Questo è quando si pagano i giocatori magari per un anno o due buono, no? Io vedo la differenza di come ha impattato Chiesa nella Juve. Esatto, esatto. Chiesa nella Juve l'ha impattato mentalmente, ti ricordi le prime partite? Quanto gli sono servite? 5, 6, 7 partite? È stato una momento, anzi, è stato un momento dove la Juve senza Chiesa, cioè, rischiava di non andare in Champions con tutto Cristiano Ronaldo, era quello che saltava l'uomo, era quello che ci ha preso, diciamo, ci ha tenuto appese le speranze fino alla fine, anche nel ritorno agli ottavi di Champions. Quindi, fondamentalmente, l'impatto mentale di quel giocatore, e purtroppo capita, ricordiamo il buon Giovinco, no? Che fuori certo, giocava certo così bene a Torino, non reggeva la pressione. Bernardeschi può fare molto bene in diverse zone del campo, forse da terzino perché ha molta gamba, ma mentalmente è veramente fragile, quindi non è da Juve. E questo quando succede, e poi ritorniamo un po' al discorso allargato, un giocatore fa un anno buono, ma un conto è fare un anno buono a Firenze, un conto è farlo a Milano, un conto è farlo a Torino. E quindi, sì, assolutamente, assolutamente. Vedasi Berardi, Berardi bene in nazionale, però è un giocatore secondo me un po' come Di Natale da Udinese, Berardi nel Sassuolo, tant'è vero che non se ne vuole andare. Vediamo Berardi contro una nazionale più forte. Vediamolo contro una nazionale più forte. È un buon giocatore, è dotato, però attenzione. Allora, Gianni, ci dicono perché non è stato acquistato De Paul, e riprendono, Gianni se l'è chiesto anche lui, non abbiamo una risposta valida da un punto di vista. Secondo me, perché tu quello che hai detto tu è giustissimo, la Juve deve pensare adesso prima alle uscite, e poi l'Atletico Madrid, non dimentichiamoci che ha potuto pagare De Paul in cash. Assolutamente. Senza... Quindi la Juve forza non ce l'ha. Ed è stato questo... Sì. Questo è l'ammarico da risolvere Ronaldo, perché da Ronaldo poi dipende tutto il calciomercato, forse del top player, sperando di Pogba. Quindi sono alcune cose che poi durante l'europeo difficilmente decidono giocatori importanti e situazioni varie, anche perché Ronaldo penso è uno dei pochi che possa dire decido alla fine, perché tanto decido io cosa fare. Si concentrano sulla competizione. Allora, su Messi rispondo io, perché sennò Gianni poi già lo so, lo facciamo arrabbiare. Non è determinante in nazionale, non è proprio così, ragazzi. Guardate anche i mondiali, che le nazionali argentine dell'Argentina degli ultimi 15-20 anni, guardatela, guardate quella che c'era prima anche a centrocampo, quando c'era Veron, tanto per fare un nome, Redondo, eccetera, e capirete tante cose. Guardate la formazione dell'Argentina adesso e degli ultimi anni, e guardate quelle, diciamo, dei tempi d'oro, e vi darete tante risposte, secondo me. Quando ha saputo della scomparsa di Boniperti, Mario Palmirani, il primo pensiero mi è andato sulla copertina di un Urra Juventus, sì, è vero, allora quando ritornò tra pattoni, attenti a quei due, fecero anche la maglietta, è vero, è verissimo, grande legame con il trap. Salutiamo anche Leandro Mottola, che è un altro fedelissimo, vediamo un pochino, si parla di Petagna come riserva, io non credo, e voglio anche far intervenire Gianni su questo, io sono stato d'accordo e sono d'accordo, ma l'avevamo data da mesi questa notizia del rinnovo del prestito di Morata. Perché? Non perché Morata sia un centrocampista, a parte che ha fatto comunque tanti assist e 20 gol in un anno difficile, non dimentichiamo, per me non è un centravanti da 40-50 gol in nazionale, forse anche troppo criticato, perché alla fine gli ultimi gol negli europei, nelle competizioni ufficiali, ha fatti tutti lui nella Spagna. Però io lo vedo un ottimo attaccante se va a completare la rosa. Quindi per me nella rosa dei 4-5 attaccanti ci deve stare, ci può stare, soprattutto a 10 milioni, poi parleremo del riscatto eventualmente l'anno prossimo, però devi prendere un altro super bomber. In quel caso avere un Morata, che è un giocatore anche bravo ad entrare a partita in corso, che può fare anche l'esterno in determinate situazioni perché ha gamba, ti può dare contropiede, eccetera, secondo me va bene. Chiaramente non basta. Se mi dici prendo rinnovo Morata e prendo Petagna con tutto il bene, che va bene come punta, diciamo quarta, quinta punta in panchina, però poi ci manca il bomber titolare, Gianni. Assolutamente, e io la penso come te. Morata deve essere un attaccante che completa un po' lo stesso pensiero su Rabiot. Ci può stare nella Juve, ma deve essere un centrocampista che completa il centrocampo di 6-7 giocatori. Non può giocare titolare alcune partite, anche perché Morata il fiuto del gol per farne 40 non ce l'ha.
è inutile, non l'ha mai avuto, però è un ottimo giocatore perché apre gli spazi, perché si sacrifica molto, perché fa assist, ovviamente se ha Ronaldo vicino guarda prima dove sta Cristiano prima di calciare e poi magari calcia. Può giocare esterno di sinistra, sicuramente io dico che non si discute il giocatore, ma se va via Ronaldo e tiene Dybala, la Juventus ha molte possibilità di scelta di giocare con moduli diversi e può fare molto molto male, perché ha giocatori che possono giocare vari ruoli. Sicuramente Petagna, non me ne voglia, ma non può essere alla Juve se c'è già Morata, perché io quest'anno mi aspetto un giocatore, un numero 9, da numero 9 davvero, quindi da prima scelta, non voglio fare nomi, ma da prima scelta. Sì, sì, no, no, è chiaro. Allora, ci dice Gianpaolo Palma, è possibile che siamo inferiori economicamente all'Atletico Madrid? Allora, il discorso è che poi noi abbiamo delle, dobbiamo risanare un po' il bilancio, dovrebbe esserci una ricapitalizzazione della Juventus, però è nell'attesa, secondo me, se vai a comprare tanto e poi ti trovi delle uscite da fare obbligatoriamente, non le riesci a fare come le devi fare, Gianni, perché poi sanno tutti che devi vendere e non vedi più. Ti prendono per il collo. E poi comunque attenzione, Atletico Madrid è una società che in Spagna queste squadre sono, funzionano diversamente da noi. Cioè, tu pensi che Barcellona e la Madrid, per dirti, sono società non a scopo di lucro, dove dietro sono azionisti, sono tante persone piuttosto che qui una sola, un solo presidente. Quando mi dicevi tu, abbiamo da fare, dobbiamo fare tante uscite per poi poter comprare, in giro lo sanno, quindi diventa poi complicato, perché magari ci andiamo a rimettere altri soldi su giocatori che magari potevamo vendere in modo diverso. Sì, assolutamente. Ci dice Mario Palmirani, fondamentalmente abbiamo tanti giocatori per completare la rosa, ma mancano gli attori principali, fondamentalmente. Questo è vero, ma io ritengo, Gianni, che il nudo siano Ronaldo e Dybala, perché cambia tutto, sia tatticamente, perché sono i giocatori migliori qualitativamente in rosa, ma anche più problematici tatticamente. Questo lo continuerò a dire, ma è così, perché Ronaldo non ti fa fare il 4-2-3-1, ti fa fare un 4-3-3 finto perché non copre, quindi in fase difensiva è un uomo in meno. Dybala lo stesso non può fare l'esterno in un 4-3-3, ma come hai detto tu, o giochi in un 4-2-3-1 dietro la punta o gioca in un attacco a due, quindi sono giocatori che ti condizionano molto, cioè è fuori discussione questo. Finché non vai a definire queste situazioni, poi magari la società può avere anche un'altra strategia, perché può essere che Allegri effettivamente vuole Pjanic come regista e noi ci facciamo facciamo tanti ragionamenti nel vuoto, perché magari ad Allegri, oppure ad Allegri non piace De Paul, magari a Gianni piace, ad Allegri non piace, ai nostri amici piace, e De Paul non arriva, perché se deve avere voce in capitolo l'allenatore, così è. Anche se Allegri, Gianni, in passato ha sbagliato anche nella scelta dei giocatori, non è infallibile. No, ma più che altro ha sbagliato non solo nella scelta, ma ha sbagliato anche molte volte l'errore dei giocatori. Ricordiamo che a Dybala l'ultimo anno di Allegri faceva il mediano. Quindi okay. Ricordiamo i vari Barzagli, terzino destro nella finale con Real Madrid, dove è andato a nozze Ronaldo e Marcelo, e poi l'ha riproposto ai quarti di finale ancora con Real, di nuovo terzino destro, e quindi ha sbagliato la scelta di Pirlo al Milan quando preferiva un Bommel, se non erro, mandando via Pirlo. Quindi attenzione, giustamente adesso è lui il tecnico, deve decidere lui, perché altrimenti è inutile averlo chiamato. La Juventus, diciamo che ha voce in capitolo all'allenatore così come i dirigenti, quindi siamo nelle sue mani, vediamo un po' che cosa fa alla fine dell'anno, poi tireremo le somme di quello che è stato. Torna con maggiore forza sicuramente. Ecco, Szczęsny per esempio è una conferma di Allegri, perché sappiamo, noi abbiamo dato molto, in stato molto avanzato la trattativa per Donnarumma, però se arriva a Szczęsny magari dice, sentite, io per me preferisco investire sul centrocampo, il portiere non è una priorità, e la società si regola di conseguenza. Qui dicono CR7, ma non sappiamo neanche se resta, diciamo, a Domenico Mallamace. Può restare, perché non è facile a 36 anni, sembra strano, però comunque è un ingaggio importante. L'unica squadra al momento che io so interessata può essere lo United, poi si è parlato di PSG, ma sono voci. Ho letto oggi di un interessamento addirittura del Barcellona, ma sono cose scritte dai giornali, io non ho notizie, quindi non posso dare questo tipo di notizie, quando le avrò magari le darò. Bonucci, Chiellini bisogna vedere. Manca, cosa manca Gianni? Manca probabilmente almeno l'esterno sinistro, volendo riconfermare un Danilo e un Quadrado, ma io credo che anche sul destro si possa intervenire, Gianni, sui terzini, destra e sinistra. Sicuramente, anche perché comunque Quadrado inizia ad andare di là con gli anni, quello che manca siamo sempre lì, manca Pogba, manca Savic, manca Luis Alberto, cioè mancano dei giocatori di questo livello, manca il centrocampo, perché
che noi vediamo della nostra stagione, non è possibile che non abbiamo un centrocampista che sappia tirare in porta, un centrocampista che sappia mettere un attaccante in porta, cioè è veramente assurdo quello che abbiamo a centrocampo, quindi lì bisogna intervenire. Io sarei già intervenuto 2 anni fa su Sandro, a me onestamente Sandro è la brutta copia del fratello del primo mondo, quindi onestamente Sandro io lo cambierei. Terzino destro pure si può fare qualcosa, anche se Danilo ha fatto benissimo quest'anno, anzi è stato forse tra i migliori in assoluto, anche quando ha giocato a 3, anzi forse a 3 si è riscoperto ancora meglio, ma si può fare qualcosa, ma sicuramente la Juve a centrocampo ha bisogno di 2 giocatori forti, veramente forti per fare il salto. Allora, ci dice Mario Parmilani che Çalhanoğlu fondamentalmente era un'opportunità per giocare con il 4-3-1-2, caro D'Allegri, sì lo so, per esempio a Cagliari il trequartista, Allegri ama anche il trequartista, ricorderete voleva Oscar, no? Alla Juventus, però io Çalhanoğlu, e qui ti faccio intervenire, lo vedo come un ottimo giocatore, un buon giocatore, però nell'Inter è un discorso perché è inserito in un centrocampo già consolidato dove va a prendere un po' il posto forse di un Eriksen, che si dovrà vedere quando potrà tornare, se potrà tornare, però in una macchina già ben rodata, poi bisogna vedere l'Inter che calciomercato farà perché dovrà fare varie cessioni. Nella Juventus Çalhanoğlu io lo reputerei, l'avrei reputato anzi un giocatore anche qui di complemento, ma non uno che ti fa fare il salto di qualità effettivo, quindi secondo me serve ancora qualcosa in più. Sì, anche perché se poi lo metti, è vero che poteva fare il trequartista, ma poteva giocare anche nel 4-2-3-1, ma a quel punto per togliere il posto a Dybala, quindi esatto. Io non l'avrei preso a 5 milioni, è lo stesso discorso, per me economicamente Donnarumma era da prendere, perché comunque lo prendi a 0, un 99, al di là della sua forza, perché quest'anno Szczesny ha deluso un po' in alcune partite importanti, però dici devo dare delle commissioni a Raiola, devo pagare 12 milioni l'anno a lui, devo sottostare a Raiola, perché a questo punto Raiola comanda lui in alcune situazioni, voglio investire sul centrocampo, a me mi sta bene, ma deve arrivare un top player, che sia Pogba, che sia Savic, secondo me non deve sfuggire uno di questi due, perché sono quelli che ti fanno fare un grosso salto e ti fanno migliorare anche gli altri. Come dicevi tu, Jorginho gioca vicino a Kanté, gioca vicino a giocatori che hanno talento, la stessa cosa, Pogba in Nazarabiu, e lo vediamo in nazionale, a parte il nazionale gioca nel suo ruolo e quindi fa molto meglio di quello che è stato alla Juve, ma tu se giochi vicino a Pogba è un po' quando giochi vicino a Ibra, un po' vicino a Messi, quindi fanno fare il salto anche agli altri giocatori. Ma noi lo vediamo con Bentancur, Bentancur con Sarri è stato il miglior centrocampista nell'anno migliore che ha fatto, io ho detto se il miglior centrocampista è Bentancur io lo potrei anche cederlo, Bentancur, non mi stracciare le vesti, eppure era il migliore, perché abbiamo un problema, perché comunque era un giocatore buono, ma con qualche limite. Bentancur, se gli fai rincorrere l'avversario, fare il pressing, e poi non deve avere compiti fissi in cabina di regia, emerge come ottimo giocatore, perché vai a contestualizzare il suo compito. Se poi gli chiedi di fare un'altra cosa, come a Rabiot, se Rabiot poi dà la palla a Pogba e il difficile lo fa Pogba, anche Tacchinardi con Zidane, insomma era complementare, che Zidane faceva il grosso ma Tacchinardi faceva bene la sua parte. Se però poi mi chiedi a Rabiot di fare il lancio di 40 metri, di inserirsi e fare gol, di inseguire l'avversario dove non è molto forte, spesso lo perde l'avversario alle spalle, allora a Rabiot emergono tutti i limiti. È chiaro, come hai detto tu, sei Pogba vicino che magari imposta meglio il gioco, hai Kanté che ti va a coprire dei buchi che magari lasci, fai bella figura anche tu perché le mancanze sono coperte dai compagni. Ti ricorderai di Nocerino al Milan ai tempi di Ibrahimovic, che fece mi sembra 13-14 gol in un campionato, penso non l'abbia mai più fatto in tutto il resto della sua carriera, o lo stesso Boateng che ne fece circa 18 quell'anno, quindi sono quei giocatori che ovviamente fanno giocare un po' come Maradona, no? Faceva giocare bene tutti, Messi fa giocare bene tutti, cioè con Messi la palla in porta te la mette, Ronaldo ho più difficoltà a credere che possa mandarti in porta, magari sceglierà di tirare lui perché è più un uomo da 25 metri e quindi a quel punto un po' diverso come giocatore. Allora Gianni, negli ultimi minuti diamo un po' spazio ai nostri amici, si parla solo di Locatelli, può essere, allora Wijnaldum, però Wijnaldum sappiamo che non sarà preso, però io vi dico una cosa, attenti anche alla crescita di Mecchini, perché Mecchini è un giocatore da non sottovalutare, secondo me ha ottime doti che può perfezionare, vi dico la verità. Le punizioni, sì, sappiamo il problema sulle punizioni, serve sicuramente uno fisico se prendi Pjanic, anzi ti dirò Mario, ne servono due che hanno una certa struttura fisica, perché poi Pjanic può essere bravo nell'intercetto ma di certo non nel contrasto. Allora, siete contenti di Allegri? Abbiamo risposto che ha dei pregi anche dei difetti, un po' l'usato sicuro, sappiamo, diciamo così, vedremo se è migliorato o meno. Io come attaccante prenderei
ai rigori del Milan, fa una battuta dove quei rigori piede possono aiutare, questo non è male, questa battuta per la gioia di non si lamenta una Supercoppa fuori l'Italia, una Coppa Italia senza la C, ma allora ho capito cosa sta dicendo Domenico Mallamaci, dice non c'è più la squadra di Lega Pro in Coppa Italia, la Supercoppa si fa fuori dall'Italia e quindi il cosiddetto, insomma, calcio dei tifosi, che poi veniva contestato un po' alla Super League o Superliga. Gianni, non ti ho mai domandato la tua, davvero rapidamente, come avevi visto non tanto il progetto Super League così come era stato proposto, perché poi sai bene che è un format in divenire che può essere modificato, ma l'idea Super League, se, insomma, come l'hai vista? Se te la devo guardare da un punto di vista imprenditoriale, io li capisco i presidenti, perché il calcio nelle altre nazioni sta morendo. Cioè, vedi, ci sono le nazioni, diciamo, più popolate, immagina la Cina, il Sud America, la stessa America, il Giappone. Seduti a tavolo, noi guardiamo, noi qui in Italia, in Europa, guardiamo una partita di calcio. Questi ragazzini guardano gli highlights. Perché? Perché devo guardare un Verona-Bologna quando io in 30 secondi posso vedere i tre tiri in porta che si è fatti in quella partita? Perché non guardare, ecco, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, che è stato uno spot a livello mondiale, ok? Quindi perché non guardare quelle partite più spesso piuttosto che guardarla una volta ad aprile? Perché poi tutto il resto, no? Mi fai andare a giocare delle competizioni, Manchester, vado a giocare in Turchia e ci vuole un giorno di viaggio. Quindi da questo punto di vista qua loro hanno ragione, perché le spese sono tante. La UEFA guadagna troppi soldi per un qualcosa che lei potrebbe non essere necessaria, perché sono le squadre che poi fanno la competizione. Sicuramente non avranno ascoltato le richieste dei club più forti, dove dicevano tu allunghi le squadre, o meglio, metti più squadre nella competizione, è più noiosa, parliamoci chiaro. Se io vado a vedere i tanti gol di Ronaldo e di Messi, soprattutto di Ronaldo, io scopro che lui ha fatto una marea di gol contro squadre veramente molto scarse, magari nei gironi delle sei partite poteva fare anche 8, 9, 10 gol. Questo che sta a dimostrare che le partite importanti sono verso la fine. Non mi piaceva soltanto la cosa che erano un tot di squadre fisse, e qui va a cadere il merito sportivo. Allora, questo non mi trovava d'accordo, però magari mi trovava d'accordo nel formulare, magari potevi mettere le prime due di ogni campionato. Faccio un esempio dei campionati più importanti. Vuoi cambiare? Sì, quello era... esatto. Però magari sicuramente la Champions, quando era diciamo con meno squadre, era più divertente, c'erano partite più importanti, più ravvicinate. Adesso vogliono addirittura allungarla, mi sembra, nel 2020. A 36 con gli inviti, anche lì con gli inviti, con i renti, quindi alla fine arrivi lì, hai capito? Alla fine la Super League era, c'erano le squadre fisse perché sono quelle che investono nel calcio, perché le squadre inglesi, al di là poi del discorso dell'uscito me, investono nelle infrastrutture, no? Offrono uno spettacolo visivo migliore sia dal vivo che in TV con i loro stadi. La Juventus lo fa, J-Hotel, J-Museum, J-Medical, insomma, centri sportivi, centri anche per i tifosi, centri commerciali, quindi i soldi vanno investiti, e poi c'era l'8% di solidarietà, carta dei tifosi, quindi era un qualcosa su cui si può lavorare. Poi tu sai bene, ci sono determinate squadre, su questo Agnelli poi ha ragione, tendenzialmente il Barcellona, il Real la fa sempre la Champions, la Juve tendenzialmente la fa, quest'anno abbiamo rischiato ma la fa, il Bayern Monaco la farà, cioè ci sono delle squadre che sono di fatto fisse e sono le squadre che hanno appeal sostanzialmente, perché noi siamo appassionati di calcio, magari tu giustamente come me, i nostri amici, guardiamo tutta la partita, magari qualche volta può capitare anche qualcuna meno interessante, però le generazioni future, che a volte tifano addirittura per due squadre, non già di quelle importanti, guardano addirittura a volte gli highlights o guardano una parte della partita. È brutto da dire, però è così. Se io sono un imprenditore, devo andare dove va l'utenza, fondamentalmente. Purtroppo... io 15-16 anni fa, quando non c'era ancora tutta questa pay TV, mi ricordo che per vedere i gol io dovevo aspettare alle 18:30 che c'era il calcio al 90° minuto, giusto? Quindi era un qualcosa anche di attesa per vedere le altre partite. Oggi hai tutto con un click dal cellulare, dalla TV, può essere collegato in 10 partite diverse. Quindi questo spettacolo che noi abbiamo vissuto essendo, diciamo, non giovanissimi, si è andato a perdere. Allora, a livello imprenditoriale, loro hanno dei numeri che i tifosi in mano non ce l'hanno. Sapessi, ho letto una statistica che le Final Eight che hanno fatto l'anno scorso a Lisbona,
della Champions League, hanno avuto un appeal fantastico. Perché? Perché hanno giocato ogni 4 giorni, quindi hanno fatto le fasi finali, mi sembra, in 20-22 giorni, quindi ogni 4 giorni c'era una partita importante, e loro avevano anche proposto di fare un format magari finale delle prime 8, mandarle a giocare in uno stato, magari diciamo partite più ravvicinate, zero assoluto. Ecco, è lì che mi dà fastidio la UEFA, dove prende tanti soldi che non dovrebbe, onestamente, e tra l'altro ne è uscita anche a male, perché parlava di squalificare Juve, Real Madrid e Barcellona. Sono le uniche che non hanno pagato la sanzione, almeno per il momento. Però noi ne abbiamo, lo sai, ne abbiamo parlato molto sulla nostra pagina, io ho spiegato anche a più riprese giuridicamente, abbiamo fatto delle FAQ, quindi invitiamo a leggere, le trovate sulla nostra pagina, sul nostro gruppo Feedback Bianconero. E vi invito anche a iscrivervi, no? Potete invitare i vostri amici, riservato solo ai tifosi della Juve, il gruppo, la trasmissione è aperta a tutti, il e gruppo poi se, è riservato solo ai tifosi della Juve. Se posso fare un'ultima aggiunta, io dico, scusami, ma perché la Juventus, dico la Juventus perché parliamo del nostro campionato italiano, no? Perché la Juventus deve scervellarsi, e lo fa perché ha aumentato il suo fatturato negli anni, quindi come hai detto te, creando le infrastrutture, creando lo stadio, creando il museo, portando il marchio Juventus nel mondo. Questo è un brand, scusami. Questo è un brand, perché un giorno una persona potrà comprare il cappellino con questa J, non sa nemmeno che esiste la Juve, ma sono soldi che vanno al marchio Juventus. Mentre invece tante squadre dove sono in Serie A, insomma sono circa 8 anni che ci sono un 12-13 squadre dove non investono niente, perché tanto restano in Serie A, gli va bene un'annata, prendi Vlahovic, quanto l'ha pagato? Qualche milione? Giusto? Gli fa un anno buono. Spari 60 milioni, l'anno prima hai fatto Chiesa 60 milioni, 4 anni prima ha fatto Bernardeschi 40 milioni, e tu ti metti i soldi in tasca, e io devo andare a cacciare sempre più soldi per competere a quel livello europeo con le grandi, perché magari la Juve vuole vincere la Champions, e tu devi essere sempre allo stesso punto, danneggiando anche me e anche i diritti d'immagine. Questo non lo trovo giusto. A quel punto poi non devi più, devi andare a cercare il McKinney, a cercare il Vidal, a cercare il Pogba, a cercare dei giocatori, devi essere bravo a prendere quando sono meno conosciuti o ancora non hanno espresso il massimo loro potenziale, perché poi se vai dall'Atalanta e paghi, pensa al Milan che prese Conti e diede anche Pessina nell'operazione Conti, e poi è andata male perché si è infortunato anche il ragazzo, ma tanti giocatori in queste squadre poi non è detto che rendano subito, o rendano, allora vedi che sì, che si è arreso dopo anni, inizialmente non ha impattato bene, tanti giocatori, Gagliardini, lo stesso appunto Conti, non hanno reso come le aspettative, quindi rischi comunque di pagarli tanto. Se ti va bene, sei rientrato della spesa, perché poi per rendere oltre quanto pagato devono valere 70-80 milioni di euro, e non è semplice arrivare a queste valutazioni, no. Quindi tu allora puoi anche dire a questo punto, se mi dai questi prezzi, queste ipervalutazioni dopo un anno, dopo poche prestazioni positive, io non compro più da te, vado sul mercato estero, cerco di crescermi il giovane in casa e non finanzio poi il mercato interno italiano o delle cosiddette piccole, insomma. Quindi questo è anche un ragionamento che va fatto, quindi bisogna anche un po' cercare di ponderare questo mercato, Gianni, perché poi i giocatori, tu lo sai bene, la maglia di una determinata squadra, di una big, pesa e ti sposta completamente davvero gli equilibri sulle prestazioni. È tutta un'altra cosa giocare per la Juventus e giocare per altre squadre, è così, è un dato oggettivo. E l'abbiamo visto benissimo. Gianni, io direi che possiamo anche andare in chiusura, è stata una bella puntata. Io allora i Boniperti abbiamo ricordato, voglio però mandare un attimino un'altra volta le nostre immagini che abbiamo, giusto per ricordare ancora il nostro presidentissimo Giampiero Boniperti, perché ci teniamo ed è stato davvero su Boniperti, era lui che da presidente disse a Tardelli di tagliarsi i capelli e di tornare il giorno seguente. Sì, lui era il presidente del si tagli i capelli e torni il giorno seguente, sì. Ed è simbolo anche di quella rigidità anche sana, no? Oggi la vediamo anche come un po' eccessiva, però faceva capire il personaggio, anche il rigore, no? Che veniva chiesto ai giocatori da un certo punto di vista. Se tu ricordi dell'epoca, cioè ricordi perché ci siamo informati, abbiamo visto, io ricordo che nell'epoca quando lui giocava con Charles e con Sivori, Charles picchiò Sivori in mezzo al campo perché lui stava avendo degli attenti. E Charles era stato, se non ricordo male, era stato campione di pugilato ai tempi del militare, quindi non era nemmeno un cioè, aveva rischiato. La famosa la scena dello schiaffo, diede uno schiaffo a Sivori per calmarlo, assolutamente. Tutto d'un pezzo,
tutto d'un pezzo dell'epoca, e Boni Pertini negli anni è rimasto tutto d'un pezzo nonostante l'epoca e il mondo sia cambiato tantissimo e sta cambiando continuamente, no? Vediamo, oggi ho visto una foto postata di insieme di Çalhanoğlu e Donnarumma che baciano la maglia insieme. E c'era Giovanotti sopra che diceva baciami ancora, per dirti. Ecco, hai ragione, sì, sì, è chiaro. Il calcio, questo è, pensa, parte da tifoso, chiude da, poi aveva il record di gol, insomma, lo sappiamo, no? Il record superato poi da Del Piero, però in un altro calcio, chiude da presidentissimo, anche presidente onorario, ha portato trofei da presidente, ha portato Del Piero, ha portato tutto, e però resterà comunque immortale. Io ritengo davvero, sono molto dispiaciuto, non voglio fare polemica, però lo ribadisco anche in chiusura di trasmissione, sono molto dispiaciuto perché secondo me oltre alla fascia bisognava che la indossassero anche tutti in panchina, ma il minuto che è solo forma, è importante la sostanza, per carità, però in questi casi la forma diventa sostanza, anche la forma è importante in questi casi, non costa nulla, non cerchiamo scuse di protocolli perché è stato fatto in altre occasioni, sempre internazionale, eri a Roma, lo mandavi sugli schermi, rendevi onore. Mi dispiace perché purtroppo è successo un qualcosa di simile con Anastasi, ricorderai che i compagni di squadra dell'epoca si lamentarono per il mancato ricordo, se non sbaglio, in Serie A di Anastasi. Purtroppo diciamo che noi juventini siamo anche sfortunati, però qui bisogna andare oltre i colori e insomma togliersi il cappello. Qui abbiamo Del Sol che anche va ricordato, è stata un'altra grande stella del calcio e quindi è giusto anche ricordare Del Sol, e poi chiudiamo invece con gli auguri a Michel Platini, che comunque, voglio dire, non ha bisogno di presentazioni. Quindi abbiamo un po' ripercorso, insomma, tutte le immagini della nostra puntata, chiudendo anche, rendendo onore al nostro, un altro nostro capitano, purtroppo è l'ultimo della Juventus che ha alzato la Champions, sperando di presto vedere un altro capitano juventino alzare questa benedetta Coppa dei Campioni, insomma, chiamiamola con il suo vecchio nome. Perfetto, allora io quindi ringrazio Gianni, grazie, spero che tu ti sia trovato bene. Domenico, grazie a te, sono stato benissimo, quando si parla di calcio mi fa sempre piacere dell'invito e grazie ancora, un saluto a tutti i tifosi della Juve che ci hanno seguiti. Sì, sicuramente, così prendete confidenza anche con Gianni, lo rivedrete nelle prossime puntate, quindi continueremo anche a condividere queste dirette con Francesco, che ringraziamo ancora, Francesco Signore, che è un habitué, Vincenzo Di Caterino oggi non è stato dei nostri, ma interverrà anche con un'invitazione nelle prossime puntate come sempre, abbiamo Giuseppe Ragozzino, abbiamo Gianni, insomma abbiamo un pochino allargato la squadra, avremo degli ospiti esterni alla trasmissione e insomma avremo delle collaborazioni, però cerchiamo anche un po' di tornare in questo periodo anche estivo, che è un periodo particolare. Quindi io ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito, mando gli ultimi messaggi. Domenico, la Juve non valorizza i giovani, questo è un discorso che poi faremo per rispondere a Toni Conte, perché il giovane quando è forte vedi De Ligt lo compri, quando è forte vedi Pogba lo lanci, Marchisio è un discorso un po' diverso, però vedi Del Piero che era tra virgolette, no, il sostituto di Baggio, quando è molto forte lo lanci, e però valorizzarlo nella Juve, ragazzi, non è semplice, perché la Juve deve portare i risultati. Poi il giovane, se fa 4-5 partite negative, cominciano a fischiarlo, cominciano i mugugni dei tifosi, rischi di bruciarlo. Quindi nella Juve è diverso gestire nella Juve e in altre squadre il giovane, però affronteremo anche questo argomento. Io ringrazio ancora quindi Gianni, vi do appuntamento domani, troverete la puntata su YouTube domani mattina, quindi la troverete in tarda mattinata, primo pomeriggio, ve la invierò anche su Telegram, quindi iscrivetevi al canale Telegram dove arriva sempre la puntata su YouTube, che potete mettere like se avete piacere, condividerla con i vostri amici, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook Feedback Bianconero, si chiama come la pagina, seguiteci su Instagram, insomma questi sono i nostri social, ma soprattutto grazie per essere stati anche oggi con noi. Ancora un grande ricordo di Giampiero Boniperti, e ringrazio ancora Gianni, come sempre un abbraccio bianconero da Feedback Bianconero. Ciao, buonanotte.